Bentornati su No Mamma Ammazzo e bentornati nella rubrica Fantasy e nella rubrica Fumetti. Continuiamo a parlare di Kalia, l'era dei fondamenti, con il numero 8, Assedio alle rovine. Devo dire che dal numero scorso in poi sto salendo lentamente, ma con un passo inesorabile sul carro di questa testata fumettistica. Poi c'è da dire una cosa. Già nel numero scorso e qua a piene mani si citano gli orchi e io sono un venduto di merda perché basta che mi parli di orchi e io divento un fa una fangirl del mondo fantasy e quindi parliamo insieme di questo numero. Nel numero scorso abbiamo visto la furia del corrotto, fondamentalmente un grosso Gialdest animato, radiocomandato, se così vogliamo dire, da Varnon, l'elfo alchimista, il capo degli elfi alchimisti, che appunto ha cercato di riappropriarsi del frammento del caduto dal gruppo dei nostri eroi, dei nostri beniamini. E quindi abbiamo visto solo parzialmente entrare i nostri beniamini nel regno degli orchi. E molti anche erano delusi da questa cosa, ma come nominate gli orchi e poi non vediamo gli orchi, che comunque si sono visti, eh? Hanno fatto anche una pessima fine, anche per mostrarci la forza di un Gialdest al massimo della sua furia, confrontato alla forza degli orchi, che comunque non penso sia indifferente. Qua però entriamo totalmente nel terreno orchesco e soprattutto tutto il numero è ambientato durante una battaglia, quindi ci fermiamo un attimino dal continuo vagare, dal continuo viaggiare verso la città di Hobur per una vera e propria battaglia. E forse è anche questo che ha reso questo numero così piacevole da leggere. Prima di cominciare, vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace o non mi piace a questo video, anche a tutti gli altri che vi frega, di condividere il video con tutte le persone che sono orchi e di commentare qui sotto con quello che ve ne è parso di questo video, di questo numero e tutto quello che volete. Seguitemi anche sugli altri miei social, bla bla bla, lo sapete. Trovate qua tutto in descrizione. Questo numero, come sempre, è sceneggiato da Luca Lamberti e Leonardo Cantone, o da Leonardo Cantone e da Luca Lamberti, che dir si voglia. I layout sono sempre di Luca Lamberti e i disegni sono di Alessio Cammardella. Ho apprezzato anche qui molto i disegni. Come sempre, Calon, uno dei miei best personaggi, sicuramente uno dei personaggi preferiti. Vediamo Kalia, che in questo numero è ferita, quindi è un pochino fuori dai giochi, ma allo stesso tempo vediamo il suo, come dire, rapporto con il frammento del caduto intensificarsi. Ci vengono mostrate, non spiegate, alcune cosette, tipo il fatto che lei inizia ad avere delle visioni di questo frammento, quindi è legata molto più di quanto pensiamo a questo pezzo di fondamento. Finalmente i nostri eroi, dopo un paio di numeri in cui vagano, dopo che gli sono stati distrutti sia la casa mobile sia la cavalcatura che si portavano appresso, finalmente sono quantomeno come si dice, all'interno di alcune rovine che quantomeno gli danno una sorta di quattro pareti attorno per rifocillarsi un attimo. Abbiamo anche una breve romance che francamente non mi sarei aspettato così presto tra Aridan e Lena. Non pensavo, e dal bacio che c'è stato sembra che non sia la prima volta che toccano l'argomento. È come se è un argomento che stanno tenendo da parte da parecchio tempo in vista di, non lo so, tempi più rosei. Però presto questa romance è subito accantonata per il vivo della storia, dove appunto vediamo gli orchi che si sono incazzati perché gli hanno rubato i loro, come si chiamano, questi bestioni, i Mornon, questi bestioni con cui appunto loro vanno in giro. E si scopre in questo numero che i Mornon per loro non sono solo delle cavalcature, delle bestie da soma, ma sono delle vere e proprie reincarnazioni dei loro avi. Quindi insomma, gli abbiamo un pochino toccato la religione, e si sa che quando si toccano le cose sacre impazziscono tutti. Mi piace il concetto che gli orchi non parlino la lingua comune, che siano così isolati.
frustrati da non averla imparata o non volerla parlare, al punto che è stato creato questo personaggio del nano, che è prigioniero appunto degli orchi. Si sa che nani e orchi in questo mondo di Tea hanno avuto delle scaramucce in passato. C'è questo nano che appunto fa da traduttore. Mi è piaciuto molto questo, come si dice, questo tramite. Mi è piaciuto molto vedere Kalon combattere con gli orchi, onorare la morte degli orchi, perché per un orco l'unica morte onorevole è quella in battaglia. Appunto Kalon ci tiene, prima di finire il suo avversario, a comunicare questa cosa, a differenza invece degli altri personaggi che hanno uno stile di combattimento molto più... molto meno onorevole, molto più chiacchierato, molto più scanzonato, ecco. Quindi mi piace anche che si iniziano un po' a vedere i vari stili di combattimento. C'è un piccolo excursus in cui vediamo appunto Varnon in un accampamento, dove vediamo anche il suo fido, il secondo dopo Kalon, che lo ha deluso e quindi è stato spogliato delle sue vesti. Quindi vediamo un elfo completamente... appestato dal morbo pallido. In che condizioni è? Sembra quasi di più un goblin che un elfo. Ci sono anche questi occhi neri, sarei curioso di sapere se sono anch'essi parte del morbo pallido o se è proprio una caratteristica degli elfi del mondo di Teia. Questa è una mia curiosità che rivolgo agli autori e mi piacerebbe saperlo. Mi piacerebbe sapere com'era un elfo prima dell'avvento del morbo pallido. Vediamo appunto la furia degli orchi in fantastiche inquadrature. Gli orchi qui appunto non sono così glabri come nell'immaginario tolkieniano, dove hanno dei lunghi capelli ma poi per il resto sono glabri, perché nell'immaginario tolkieniano c'è questa leggenda che gli orchi sono degli elfi torturati e quindi hanno comunque la peluria elfica, quindi poca. Qua invece sono molto irsuti, ricordano degli uomini delle caverne. È un aspetto dell'orco un po' più folcloristico, un po' più radicato nelle leggende sugli orchi che si possono trovare in tutte le fiabe, le fiabe tedesche, le fiabe germaniche, dove l'orco è un uomo particolarmente appunto irsuto, è semplicemente un uomo molto schivo, un uomo che fa paura per il suo aspetto, ma non ha delle caratteristiche appunto come quelle che abbiamo visto nel Signore degli Anelli, e non ha neanche le caratteristiche di quelle che abbiamo visto in Shrek. Pensate che in inglese addirittura esistono due parole per queste definizioni. Gli orchi come quelli alla Shrek sono chiamati Ogre, mentre gli orchi del Signore degli Anelli sono Orcs. Quindi è come se fossero, non dico due specie diverse, ma sono rappresentati in modo diverso. Qui abbiamo degli orchi comunque atletici, quindi non con il fisico di Shrek, quindi sono palesemente degli Orcs, ma hanno appunto questa tipica peluria da folklore europeo che può ricordare anche gli ogre. Mi piace vedere come anche in questa situazione, così come è stato per Samuel Stern, nel terzo atto, da cui non sembra esserci una via d'uscita, si finisce con una, non dico a tarallucci e vino, però quantomeno dopo una battaglia onorevole da parte degli orchi e dopo il fatto che gli orchi hanno uno sciamano che ha delle visioni sul futuro, la battaglia viene tra virgolette, non dico interrotta, perché una battaglia c'è stata e ci sono state delle morti da parte degli orchi, ma viene comunque non viene protratta e gli orchi lasciano passare i nostri beniamini nel loro viaggio, perché percepiscono, e lo sciamano percepisce che è importante per il futuro. Comunque c'è un prezzo da pagare e qua vediamo di nuovo un nuovo potere sbloccato di Kalia. Un altro parallelismo con Samuel Stern, che in questo numero ha un terzo atto che finisce quasi con una tregua, con i demoni, e sblocca un nuovo potere. Anche qui Kalia sblocca un nuovo potere, pare che senza aver bisogno di avere tra le mani il frammento del caduto, tocchi il vecchio capo tribù degli orchi che è malato di morbo pallido, e ecco, quella scena non l'ho capita particolarmente, se lo aiuta a morire
in modo dignitoso o se lo guarisce dal morbo, perché appunto il frammento ha questo potere, per poi appunto farlo morire privo del morbo pallido. Non è molto chiara questa scena, ma intuisco che possa essere la seconda ipotesi. Un numero che mi è piaciuto, vedremo nel prossimo numero finalmente che entrano nella città dei Gialdest, dove già in questo numero volevano entrare, ma appunto hanno avuto questo contrattempo. Quindi io penso che si va via via verso il finale di stagione, che sarà credo a fine anno, non so, adesso siamo al numero 8, mancano fondamentalmente 4 numeri se ipotizziamo un ciclo di annuale di stagione di questo Calia. I nodi stanno venendo al pettine, credo che in 4 numeri capiremo bene che cosa abbiamo tra le mani, la saga che stiamo leggendo. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo numero, scrivetemi qua sotto. Io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine del video, con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video.